Ecco qua, accendo un cerino in lutto per aver fatto questo video ormai per la seconda volta. Prima di cominciare a inveire contro i cinesi, vi do una news. Da ora in poi comincerò a sfruttare social network Instagram, siccome lì ci sono tutti, su Facebook non c'è più nessuno e poi su Facebook le cose sono estremamente scomode, quindi non la facevo lo stesso. In pratica posterò la copertina del video o un frame anteprima del video, qualsiasi cosa, e poi voi, se ci avete voglia, andate nella bio e lì trovate il link, perché è l'unico posto in cui funziona. Io non ho 10.000 follower, nonostante sia molto apprezzato in Pakistan, non sono riuscito a raggiungerli, quindi dovete per forza andare nella bio dove c'è website. Io ho scritto last video, premete lì e lo vedete secco. E ho visto che la cosa funziona, quindi se avete Instagram, seguitemi. Detto questo, oggi vi voglio raccontare una piccola storia, una di quelle che potete mettere alla radio e non guardare neanche il video, come io farei con la maggior parte dei miei video. Oh no, dai, si vedono così bene, cioè, ne vale veramente la pena di vedere i video di Alex Giaroli dopo che si è venduto tutta l'attrezzatura. Dicevo, come sapete, da mille fonti, sto cominciando, anzi l'ho già fatto da un mese, con il droning FPV, cioè quei droni che si pilotano, okay, con il visore e sono molto veloci, molto scattanti, eccetera, eccetera. Tutti sapranno, anche chi non sa nulla di droni, che si pilotano con un radiocomando. Bene, il consiglio di chiunque è prendi il radiocomando prima di tutto il resto e usalo sul simulatore. Chiaro. Cos'è successo? A fine dicembre compro quindi questo bellissimo radiocomando, 100 euro, mica fronzoli, su Banggood. Dopo 2 settimane Banggood si prende la libertà, così proprio, di dirmi che loro quell'oggetto non ce l'hanno mai avuto. Mizzie. Ecco, nel frattempo io avevo fatto la mia bellissima tabellina di tutte le cose che dovevano arrivare, il caricatore, l'alimentatore, quell'altra roba, e cominciava ad arrivare la roba e ti dispiace avercela lì e doverla tenere a far polvere perché il radiocomando non è arrivato. Quindi preso subito il rimborso, che in questo caso ti danno secco perché è colpa loro e basta, ma conoscendoli potrebbero provare a piazzartelo in qualche posto, sono bravissimi in questo. Vado subito su Gearbest e compro un altro radiocomando più bello perché approfitto di un'offerta, più un modulo long range che alla fine si è rivelato spendere dei soldi in più, ovviamente, però ne varrà la pena. Comunque l'ho comprato lì, fidandomi di Gearbest. Ho detto Gearbest, insomma, sono famosi in tutto il mondo, loro ce l'avranno questo radiocomando, o no? Infatti, dopo una settimana gli chiedo: ma quindi quando è che andate a spedire questo oggetto? Perché ho visto che ve ne siete fregati tanto del mio ordine. E c'è l'assistenza lì con la finta foto da occidentale che mi fa: ma sai, dovrei aspettare inizio febbraio. Aspettiamo inizio febbraio, era una settimana prima di inizio febbraio, quindi io aspetto inizio febbraio, arriva il 6 febbraio e mi sembra che inizio febbraio sia passato da un pezzo, quindi torno da Jace l'occidentale e che cosa gli chiedo? Se per favore mi dice quando verrà spedito sto pacco o se può per favore spedire il pacco, siccome ho premuto 5 volte quel tasto spedisci faster, che sicuramente non è collegato a nulla, cioè è solo una cosa che premi e poi scompare, non ti dà neanche conferma, quindi figurati che gliene frega. Sì, insomma, mi ha detto che sarebbe stato spedito il 20 febbraio, allora io ho preso, ho fatto. Cioè, mi è arrivato tutto, tutto bello pronto, e l'unica cosa che manca, che doveva essere la prima, è il radiocomando. Allora cosa faccio? Trovo un terzo cinese! No, non so precisamente se sono cinesi, si chiamano Hobby King e mi sono stati consigliati da un gruppo di droni FPV. Spedizione dall'UK in 3-10 giorni, gratis, il prezzo era 1 euro in meno di quello di Gearbest. Solo cambiava il colore, quindi l'ho proprio preso al volo. Il colmo della faccenda è che Banggood e Gearbest non si fanno alcuno scrupolo a continuare a vendere l'oggetto la stessa offerta nel mentre. Cioè, io l'ho comprata 2 settimane fa e ti vengo a dire a te che la compri oggi, guarda che questi qua, sto oggetto, non l'hanno visto manco col binocolo, non sa neanche che forma c'ha. Vendono la speranza di avere l'oggetto, non ti vendono l'oggetto. Vabbè, cosa volete che vi dica? Non potete di certo intercettare prima la faccenda, potete al massimo andare su Facebook e chiedere, cioè far vedere l'offerta, ci sono i gruppi specializzati per ogni cosa, e vedere se qualcun altro si è già fatto inculare prima. Certo,
Spesso e volentieri l'offerta ti arriva su Telegram, sparirà tra tempo ignoto perché non te lo dicono, lo devi comprare, lo devi comprare, lo devi comprare, poi quell'offerta si ripete altre 15 volte nel mese, come è successo con diversi oggetti. Quindi, vabbè, offerte dei cinesi, sono offerte che si ripeteranno. Ve ne dico un'altra. Nel mentre mi è arrivato questo caricatore che è di marca, ISDT fa caricatori per batterie di marca. E sono sicuro che sarà stato testato 15 miliardi di volte prima di arrivare in mano a me, che su internet no, no, nessuno gli si è mai rotto, però a me è arrivato brasato e ancora si sente. Dunque sono andato dall'assistenza di Banggood che dopo ulteriori investigazioni, vabbè, hanno riconosciuto il difetto di fabbrica e vorrei ben vedere. Quindi la faccenda è tutta lì, questo me lo tengo io, lo aprirò, cercherò di aggiustarlo, se devo fare qualche saldatura potrei provarci, oppure lo tengo come pezzi di ricambio, tanto è un caricatore da 50 euro, ora me ne spediscono uno nuovo, o eventualmente mi fanno rimborso, ma non ci compro nulla di meglio col rimborso del Q6 Pro da 300 watt. Di queste cose parleremo in futuro, non mi sento ancora pronto per disquisire di roba di droni. Ecco, questo video non è che sia uno sfogo, è più mi cascano le braccia, cioè mi cascano le braccia perché l'ho comprato dai cinesi. Quanto possono rimandare una cosa continuando a chiedere scusa? Ma io vuoi sapere cosa mi faccio della scusa dell'assistentino cinese? Io della scusa dell'assistentino cinese ci faccio... Signore, io ho concluso. Se vediamo.